Sì ragazzi, alla fine è successo veramente. Sapete cosa? Quando si appassiona ai Lego è un po' un casino dopo resistere. E poi è arrivata questa storia del coronavirus che ci ha chiuso tutti in casa. Cade a pennello. Ah, che bello. Facciamo così. Siamo pronti? Vediamo se Amazon mi ha mandato il pacco giusto o è pieno di sassi. Ah, una scatola nella scatola, eh? Ah, è bellissimo. Non vedo l'ora di finirlo e giocarti. Viva! Beh, guardando i miei video avrete sicuramente capito che sono un appassionato di Lego, come potete vedere da questi qua dietro. C'è tutto quello che serve, c'è il camion, c'è la pala telecomandata, la gru dell'anno scorso e poi come farsi mancare la Bugatti. Quindi assolutamente non potevo rinunciare a mettere questo pezzo nella mia collezione. Ho atteso parecchio tempo, però alla fine doveva essere mia. Quindi adesso lo apro e me lo monto tutto. In realtà mi sa che ci vorrà qualche giorno, perché c'ho anche altre cose da fare. Questo è il momento più importante, ovvero è il momento di tagliare i sigilli Lego questi. Vado. Olè. Guarda quanti pezzi. No, la Bennona. Eccoci qua, abbiamo le istruzioni e altri pezzettoni. Visto che Lego ultimamente stanno diventando enormi con un sacco di pezzi, questo infatti ne ha quasi 5.000, Lego si è messa a dividere i sacchetti con i numeri. Così potete cominciare ad aprire un po' di sacchetti per volta invece che tutto assieme e poi metterci molto più tempo per costruire il tutto. Va bene ragazzini, questa è la postazione. Ora dovete sapere delle cose, io non utilizzerò le istruzioni originali e neanche gli adesivi perché voglio mantenere il più possibile queste parti in perfetto stato, perché i Lego nel tempo aumentano moltissimo di valore, quindi voglio tenerli così come sono, ancora impacchettati. E per questo mi sono scaricato dal sito di Lego le istruzioni in PDF, così me le guardo sul computer. Beh, direi che cominciamo a spacchettare tutto e dividere un po' i pezzi. Come fase 1 non mi aspettavo così tanti pezzi, mi sa che ci vorrà un bel po'. Allora, cominciamo, partiremo dalla base. Allora, grigio con 13 buchi. E una pagina è già andata. Di mettere il primo motore. Questi nuovi motori Lego non li ho mai visti. Wow, tanta roba. Allora, è passata circa un'ora da quando ho cominciato e per adesso praticamente ho fatto mezzo basamento per i cingoli e il gruppo con gli ingranaggi che gireranno per la torretta. Adesso devo assemblarli. Questo è così, questo è così. Tra l'altro in questo set Lego ci sono dei pezzi nuovi che non ho mai visto, come questo qua verde e questo giallo. Questi in particolare servono per tenere fermi i cavi, mentre poi ci sono anche le nuove frizioni per non far saltare gli ingranaggi quando magari si blocca. Bello! Molto bene! La base è gigantesca, è enorme. Adesso mancano solo i singoli, che sarà la parte più noiosa perché devo montarli tutti uno per uno. Adesso li mettiamo su. Ah. Bene, sono passate circa 2 ore adesso ed ho solo finito la fase 1.
Ora, visto che questo è telecomandato dall'applicazione, adesso me la scarico, vado a prendere le batterie e poi inizio già a provare la base, che ci divertiamo un po'. Vado. Giusto due pilette, speriamo che basti. Va bene, vediamo un po' come funziona questa applicazione. Ok, è finito. Ora è connesso. Va bene. Cosa devo fare? Oh cavolo, si muove da solo. Wow. Mi gira la torretta, vai. Stupendo. Intanto mi metto in sezione per continuare a costruire il tuo modello. Divertiamoci. Direi che come prima faccio un po' di divisione dei pezzi. Ok, ora ha tutto più senso. Ci sono decisamente più pezzi di prima, tant'è vero che non so più dove metterli. Ok, ho finito la parte 2. Sono abbastanza stanco, penso che ora me ne andrò a dormire e finirò un altro giorno. Bello, impegnativo, richiede un sacco di tempo, però adesso sono a circa 6 ore di lavoro. Interessante. Giorno 2, è il momento di continuare con la costruzione del braccio. Braccio gigante, ma che roba! Qua ci sono tutti i motori che comandano il braccio e la benda. Braccio finito, è arrivato il momento di muovere. Era complicato. Cavi, cavi. Questo nella T, questo nella B. E questo un chip. È il momento della prova del braccio. Ottimo, funziona. Adesso faccio una pausa perché devo uscire a fare un po' di cose. Continuerò più tardi. Va bene, va bene. La situazione è questa. Manca la fase 4-5 e poi ho finito. Mi sa che stasera è fatta. Attenzione, attenzione, è il momento di mettere la benna, ultimo pezzo. Ma che va? Fatto! Finalmente ho finito, ci ho messo circa 9 ore. Beh, ne valsa la pena guardando quanto è grosso. Adesso me lo provo subito però. Allora, l'ho completato, ora sto facendo una specie di test dei motori. Svelato il motivo per cui ho comprato il nuovo escavatore Lego, perché mi serviva una mano per costruire i salti, anche se non è che stia proprio funzionando così bene, eh. Faccio prima con la pala a mano. Fa un po' di rumoracci. Andrea, cosa ne pensi? È un bel mezzo, zio. Ma quello vero, né? È abbastanza, dai. Solo che vale il contrario. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Spero anche che sia piaciuto all'omino Lego, chissà se mi manderà la Lamborghini quando uscirà a giugno, luglio. Non vedo l'ora, devo mettere anche quella nella mia collezione. Come sempre lasciate un like e se volete commentate e noi ci vediamo nel prossimo Diego video!